Buonasera a tutti e benvenuti. Aggiungo solo una piccola cosa a quello che ha detto Lorenzo, che oggi siamo contenti di aver Gianni anche perché oggi per noi è un giorno importante perché sono 10 anni della nostra rivista, 10 anni di Taranulius, per questo girano tutti con quella maglietta, ho scritto Taranulius 10 e quindi stasera ci sarà una grande festa. Insomma, siamo un po' stanchi, io non ho la faccia proprio riposata, però perché sono 3 giorni che siamo qui anche domani, però oggi è un giorno importante per noi. È un onore e un piacere avere Giovanni, perché oltre a essere 3.000 cose, quindi attore, regista, scrittore del romanzo che è stato premio Calvino nel 2011 e finalista allo Strega, è una persona che è molto attiva nel nostro stesso territorio. Io ho avuto il piacere di conoscerlo anni fa. Che lui seguiva una rassegna che si faceva al Teatro del Lido, si chiamava Tra teatro e letteratura. Seguì un incontro tra lui e Andrea Camilleri molto interessante. Poi l'ho conosciuto anche come scrittore tramite Malagrianza e ho potuto apprezzarne anche queste doti. Quindi ho detto attore, regista, traduttore, insegnante, papà di tanti bambini. È un particolare che aggiungo perché è un particolare importante per questo romanzo. Io ti farei subito una domanda a bruciapelo: che cos'è la Malagrianza? Allora, però prima di rispondere fammi fare dire e ringraziare dell'ospitalità e della possibilità di stare in questo posto bellissimo che viene restituito alla città di Roma, essendo uno spazio comunale che credo il 95% delle persone che sono qui non hanno mai visto. Quindi se non ci fossero altri meriti che vi debbano essere riconosciuti, questo sarebbe già un merito importante perché grazie a voi tutti noi abbiamo conosciuto questo posto bellissimo. L'abbiamo aperto praticamente, abbiamo aperto Bravi, le porte. era stato sequestrato chissà da chi. Detto questo, che cos'è Malacrianza? Malacrianza è una parola composta in realtà ed è la prima parola che io ho scritto quando ho scritto questo romanzo. Di solito il romanzo, comunque quando uno scrive una cosa, alla fine mette il titolo, o almeno a me di solito capita così. Invece in questo caso la prima parola che è venuta fuori è stata Malacrianza. Perché questo libro nasce alla fine, diciamo, no, dopo una serie di viaggi che ho fatto in vari posti del mondo abbastanza sfortunati, uno dei quali è stato nel nord-est del Brasile, che è la zona più sfortunata del Brasile, dove criança vuol dire creatura, bambino. E lì di mala crianças, cioè di bambini cattivi, ce ne sono tanti, non perché nati cattivi, diciamo, perché resi cattivi dal contesto in cui si trovano. E quindi, avendone incontrati un po' e avendone incontrati anche altri in passato, in altri posti, a Betlemme piuttosto che a Addis Abeba, in Messico, eccetera, a un certo punto mi è venuta quest'idea di parlare, di raccontare una serie di incontri che mi era capitato di fare, di bambini che avevo incontrato, compresi i miei figli, ma compreso me stesso da bambino in realtà, cioè bambini che avevo incontrato a cui a un certo punto ho cominciato a ripensare. In realtà, però, mala crianza vuol dire anche maleducazione, cioè soprattutto nel sud Italia, ho scoperto che in Sardegna no, l'ho presentato 2 settimane fa in Sardegna questo libro, loro, a parte che non si ritengono sud Italia, in Sardegna si ritengono una cosa che non è né est né ovest, lo sanno loro cosa sono, però diciamo nel sud Italia malacrianza è maleducazione, quindi è una parola che significa più cose insieme, è una parola, diceva Lewis Carroll, baule. Si è aperto il baule a un certo punto e ne sono sgorgate fuori moltissime storie che nascono sempre da un dato di realtà, cioè da bambini davvero conosciuti, davvero incontrati, da storie ascoltate direttamente dalle bocche di chi le ha vissute, però poi questo è un romanzo, ci tengo a dirlo, questa è una favola, non è un reportage, non è un documentario, non è direttamente, non vuole essere la denuncia di qualche cosa. Sì, infatti io leggendolo sono tante storie diverse, come se fosse un patchwork, però poi è legato dal fatto, io, permettimi di dirlo, quello che c'è dietro, io ho trovato l'infanzia tradita. È un romanzo che parla dell'infanzia, che a me ha dato, prima parlavamo fuori, ha dato un colpo duro perché in un lettore che legge un romanzo di questo tipo è adulto, no? E quindi si relaziona con l'infanzia, ma tutti siamo stati bambini, quindi c'è un duplice rapporto,
ho avuto un duplice rapporto con questo romanzo come lettore, ma l'infanzia è sempre tradita? Cioè è una costante dell'infanzia quella di essere tradita? Forse sì o forse no, non lo so, questo bisognerebbe analizzarlo di volta in volta e non fare mai generalizzazioni. Certo qui ce ne sono tanti di casi di infanzia tradita, non necessariamente truci, turpi, cioè ci sono anche rappresentazioni forti che non leggeremo visto che abbiamo un pubblico diciamo molto under 18 oggi, però c'è anche il racconto invece di un'infanzia intesa nel suo senso etimologico. La parola infanzia, io ci tengo a dirlo, è la parola che dice di un'epoca della vita di tutti noi nella quale ancora non sapevamo parlare, nella quale abbiamo imparato a parlare, nella quale abbiamo appreso il linguaggio e per tanto tempo non abbiamo capito delle cose o le abbiamo equivocate, malintese. Come dicono in norvegese, fraintendiamoci bene. Ecco, per tanto tempo ci siamo fraintesi bene, noi con il resto del mondo, e solamente dopo, da adulti, ci siamo resi conto, ma guarda che cretino, per quanto tempo ho cantato quella canzone, ho pregato quella preghiera, ho detto quella parola, convinto che si dicesse così e che significasse quello e che invece poi era tutt'altro, significava tutt'altro e chissà quante figuracce ho fatto, ma questo capita ogni volta che si impara una lingua, a me è successo tante altre volte con altre lingue di imparare la lingua solamente facendo delle straordinarie figuracce, solo così si imparano le lingue, compresa la propria lingua madre, e il libro ne racconta tante di queste storie, di incomprensioni, di preghiere pregate male, di filastrocche non capite o canzoni dei cartoni animati con le quali tanti di noi siamo cresciuti, no? E abbiamo cantato senza capire bene il testo. Sì, infatti un'altra cifra, una cosa che mi ha molto colpito è che è proprio un viaggio linguistico, filastrocche, parole tagliate, storpiature, come se si volesse riprodurre talvolta il linguaggio dell'infanzia e però in un quadro del tutto godibile, alla fine è un vero e proprio viaggio linguistico e secondo me, non lo so, questo te lo voglio chiedere perché cioè, lui prima mi diceva che camminano di pari passo con uno spettacolo teatrale, lui è un uomo di teatro e immagino che sia proprio una sorta di liturgia teatrale quella di un linguaggio fatto in questa maniera. Allora, da un certo punto di vista sì, e infatti non so se poi la luce ci aiuterà. Vedremo un pezzetto, o magari lo ascolteremo solamente, dello spettacolo che si chiamava con lo stesso nome del libro, cioè Malacrianza, che cronologicamente è andato in scena prima di quando poi il romanzo è stato pubblicato, ma che è cresciuto insieme al romanzo, lo spettacolo, e c'è ovviamente un meccanismo di vasi comunicanti tra lo spettacolo e il romanzo, e sentiremo, se non vedremo, delle coincidenze, che però non sono delle coincidenze diciamo di tipo superficiale, esterno, cioè non ci sono scene dello spettacolo che si ritrovano nel romanzo, non ci sono personaggi dello spettacolo che si ritrovano nel romanzo, assolutamente no. E invece però c'è una parola, un uso della parola, un modo in cui le parole vengono dette, pronunciate, raccontate, che sono le stesse nello spettacolo e nel romanzo invece. Per esempio questa parola creanza, crianza, malacreanza, malacrianza, cioè tutto un gioco continuo che è nello spettacolo e che poi è nel libro, su questa cosa che a me viene anche questa fin da piccola, poi la leggeremo insieme, mi accompagnerà anche Maria, con cui comincia il romanzo, cioè finisci la creanza che sarebbe l'educazione, che è quel resto che rimane nel piatto quando uno ha mangiato tutto, no? Resta l'ultimo boccone, l'ultimo pezzetto di carne, l'ultimo rigatone e tutti noi genitori, che però siamo stati anche bambini e abbiamo lasciato anche noi la creanza nel piatto da piccoli, diciamo e dai e finisci di quell'ultimo pezzo e mangia quell'ultimo pezzo e ingoia di quell'ultimo rigatone e falla finita e dai e fallo per mamma e fallo per nonna e finisci quel pezzo di così comincia il romanzo, no? E questa si chiama o si chiamava a casa mia la creanza del cafone, no? Perché il cafone, per non far vedere che è cafone, per far vedere che è affamato, lascia l'ultimo pezzettino, diciamo, in una forma di educazione più o meno riconoscibile. Tra l'altro ho scoperto, quando sono andato a Torino, in occasione della celebrazione della premiazione del premio, dopo che, insomma, che c'era stata la premiazione, è venuta una signora vicino a me
dicendo: mi sa che a casa mia, quando dovevamo dire appunto che rimaneva nel piatto l'ultimo resto, così la chiamavamo la creanza del calabrese proprio, no? Cioè il cafone per antonomasia era il calabrese. Io lo posso dire perché i miei genitori sono calabresi, quindi non faccio razzismo in questo caso. E proprio quando si dava il cafone, quello proprio con la maiuscola, col K, potremmo dire, era il calabrese. Ecco, questo gioco è un gioco teatrale, eh? Il gioco sulla parola detta, che si sente, che risuona, è il rapporto che io ho cercato di instaurare tra il mio teatro e poi la mia letteratura. Non un rapporto, diciamo, su una certa scena, un certo personaggio, questo non lo saprei fare, non sono capace, non sono Pirandello. E invece quello che io faccio sempre, e che è successo e succederà nel mio prossimo romanzo, è che i miei romanzi, come i miei testi teatrali, sono scritti ad alta voce, cioè sono detti mentre sono scritti, non sono fatti silenziosamente, nel muto, nel... A parte che non c'è mai silenzio a casa mia, però insomma, diciamo, sono pronunciati ad alta voce, dalla prima all'ultima parola, teatralmente, cioè sono agiti, passati, attraversano il corpo e la voce della persona che poi scrive, che sono sempre io. E sì, sicuramente è un gioco riuscito quello che hai fatto con la parola. Io adesso, questa mattina, prima di venire qui, su internet sono andato a leggere le tantissime recensioni che ti hanno fatto, proprio per non venire qui e dire magari le stesse cose. E c'è una frase che me la sono segnata perché io l'ho interpretata in una determinata maniera, volevo chiederlo anche a te, perché c'è una sorta di disagio indotto al lettore, non so se volontariamente o involontariamente, proprio per quello che dicevo prima, no? Perché il lettore di fronte a un'opera di questo tipo è a un tempo vittima e carnefice. E prima ti dicevo, talvolta la gente vuole semplicemente storie rassicuranti o comunque facciano passare del tempo, invece lascia un po' di amaro, no? E addirittura ho letto Giglioli ha scritto: è una sfida ai limiti dell'estetico. Non so se ti ricordi la recensione di quello. È la prima recensione che è uscita delle tante Come l'hai letta tu questa cosa? Come l'hai? Purtroppo o per fortuna, non lo so, quella recensione ha dato il là ad alcune altre recensioni, in un panorama complessivamente positivo di recensioni, nel senso che questo libro è stato vissuto appunto come un colpo ovviamente da molti, e con una serie di recensioni, devo dire, femminili, positive, non so perché. E poi alcune di queste recensioni invece scritte senza fare nomi, da Angelo Guglielmi per esempio per Tutto Libri, o da Giulio Ferroni per esempio per Il Manifesto, hanno invece colto un aspetto un po' inquietante dal mio punto di vista, nel senso che dopo aver letto tante recensioni positive ed essermi quasi abituato, no, ad andare dal giornalaio dove non vado mai, cioè oggi esce quella e mi riconsolavo, un giorno esce questa recensione su Tutto Libri dove c'era, vi dico solo il titolo, poi non vi dico il contenuto, c'era: ma chi è il vero persecutore di quei bambini? Punto interrogativo, e accanto c'era la mia foto, no? Segnaletica. E infatti io ho scritto ai curatori di Tutto Libri, ho detto: scusate, vi siete sbagliati, non mi dovevate mettere in un inserto Libri, ma nelle pagine di Cronaca Nera, così almeno i genitori dei bambini che frequentano i miei figli sanno chi sono e si tengono lontano da casa mia. E una recensione di questo tipo ha fatto anche Giulio Ferroni, sottolineando questo aspetto, secondo me, davvero inquietante, cioè l'idea che un autore si possa identificare con i suoi personaggi, cioè che siccome io rappresento un personaggio che si chiama Iago o un personaggio che si chiama Riccardo III, la devo pensare come lui o sono lui, o adesso sto semplificando perché così mi capisce anche Anna che ha 6 anni, cioè che l'autore in qualche modo è i suoi personaggi, ma certo che lo è, ci mancherebbe altro, ma questo non significa che le sue convinzioni morali, le sue scelte di vita, il suo percorso si identificano con quelle di quel personaggio. Io posso rappresentare il personaggio più orrendo e essere allo stesso tempo, come sono, obiettore di coscienza, mi faccio ammazzare, non uccido, faccio uscire le zanzare quando entrano in casa, apro le finestre e non le ammazzo, cioè sono esattamente il contrario, no?
di quello che sono quei personaggi, quei carnefici orribili che pure ci sono dentro questo romanzo e dentro questa scrittura, perché a me interessa di più il discorso sulla scrittura, che è una scrittura in certi momenti che sembrerebbe intingere il coltello nella piaga, no? Compiacersi dello splatter, del sangue quasi. Ma come dissi in occasione di una presentazione, mi pare proprio del premio Strega, beh, insomma, andatevi a leggere La beata Angela da Foligno, che amava tanto il mio amico, no, mio amico, il mio mito Carmelo Bene. Andatevi a leggere, era analfabeta la beata Angela da Foligno, e lei è beata, oggi sarebbe in un manicomio. La beata Angela da Foligno scrive, cioè viene trascritta, pubblicata da Adelphi, è beata, la Chiesa Cattolica l'ha riconosciuta beata, delle cose pazzesche, delle cose che a me hanno dato un disgusto nel leggerle, che altro quelle che ho scritto io. La beata Angela da Foligno, scusa se divago, va con una sua amica, una sua consorella, una mattina si sveglia, dice: che facciamo oggi per onorare la grazia di Dio? Andiamo dai lebbrosi, nel lebbrosario. Vanno nel lebbrosario a lavare i lebbrosi, no? Li lavano tutti, li puliscono, sempre perché si devono umiliare, non mangiano, non dormono, il giorno vanno a curare i lebbrosi. Li lavano tutti e poi in un momento, diciamo, di grande passione mistica, la beata Angela da Foligno dice: sapete, sai che facciamo? Dice la sua consorella, adesso ci beviamo l'acqua con cui abbiamo lavato i lebbrosi e se la bevono. Ecco, io quando ho letto questa cosa mi sono sentito male. E questa è beata, a me non mi faranno mai beata, cioè neanche beato, insomma, cioè resterò, diciamo, mi sa, non lo so, spero almeno in purgatorio. Ma ci sono racconti terribili di cose realmente accadute, cioè quelli sono il report, il racconto di questa mistica, no? Che ha fatto cose straordinarie, molto teatrali, perché era una poi che non ci voleva stare, e quindi quando a Foligno a un certo punto c'è la sacra rappresentazione, tutti stanno appresso a guardare la sacra rappresentazione con Cristo che passa, la passione, i ladroni, la Madonna, il coro, la beata Angela da Foligno che vede questa scena dice: ma come, non guardano me? Si mette lì sulle scale del Duomo di Foligno, comincia a rotolarsi, a urlare, a baccagliare, e tutti quelli che erano impegnati nella sacra presentazione si girano verso di lei per vedere: ma che sta succedendo a questa matta che comincia a rotolare, a ruzzolare, a fare cose terribili. Una grande attrice, una straordinaria attrice nella quale mi riconosco completamente, ecco. Allora, il discorso è proprio questo, cioè come si può identificare colui che scrive con i personaggi di cui parla? È possibile questa cosa? Cioè possiamo dire che Goethe è responsabile, con i dolori del giovane Werther, dello straordinario numero di suicidi che in Germania cominciarono a proliferare subito dopo la pubblicazione del libro, punto interrogativo? Cioè possiamo dire che come dire, la biografia dell'autore condiziona quello che scrive? Certo che lo possiamo dire, è impossibile, l'abbiamo appena detto, non avrei mai scritto questo libro se non avessi incontrato. Ma d'altra parte questo libro è una favola invece, nera come tutte le favole, perché noi oggi leggiamo le versioni purgate, i nostri figli, quelle che leggiamo ai nostri figli sono purgate. Guardate che, io lo dico sempre, qualcuno forse l'ha già ascoltata questa storia, non l'hai ascoltata, ma te la racconto, nella versione originale di Cenerentola, la sorellastra, non mi ricordo se Genoveffa o Anastasia, pur di farsi entrare la scarpetta, si taglia il dito alluce del piede e ne sgorgano litri di sangue. Questa è la versione vera della favola, eh? A noi oggi ci dicono che fa un po' di sforzo e non gli entra e basta. C'è pure Disney che in questo, diciamo, ha fatto il suo porco lavoro, eh? E è stato capace di normalizzare. Ma Cappuccetto Rosso, in una delle versioni pruriginose, entra nuda nel letto del lupo, eh? Ve lo giuro, non me le sto inventando io. Queste sono le favole che sono state tramandate, raccontate oralmente per millenni. Noi poi oggi raccontiamo le versioni invece carine, snip, snoop, snat, come dicono in Svezia, no? E vissero tutti felici e contenti. Certo che vissero tutti felici e contenti, deve finire bene, ma quello che succede in mezzo, poveri noi. Senti, io prima di passare, perché adesso se ci è permesso dalla luce proveremo a proiettare una parte dello spettacolo di Malagrianza e poi faremo una lettura. Prima di passare a questa parte performativa, ti volevo chiedere, dato che stiamo parlando di un libro che uscì nel 2011 e che giustamente te lo sei portato fino a oggi perché hai fatto 3.000 presentazioni,
che ha vinto un premio importante, è stato finalista allo Strega. Voglio sapere cosa stai facendo adesso, il tuo romanzo, cosa stai scrivendo, di cosa parla, dacci qualche anticipazione. Sì, il prossimo romanzo che non avrei mai pensato di scrivere, perché... Perché non volevi scrivere neanche questo? No, perché facevo teatro nella vita, diciamo. Ma adesso il teatro non si può più fare in Italia, quindi così bisogna riciclarsi. Il mio prossimo romanzo si intitola La ultima madre, ed è ambientato a Buenos Aires ed è, diciamo, prende a pretesto una questione poco nota da noi quanto molto nota in Argentina, cioè quella sempre dell'infanzia, e cioè di questi figli di desaparecidos nati in cattività, cioè nati in carcere fondamentalmente dopo che i genitori sono stati tutti e due sequestrati. Il padre di solito veniva fatto scomparire subito, la madre veniva fatta partorire e poi fatta scomparire, e il bambino nato o la bambina veniva dato in adozione a una famiglia di militari di solito, e cresceva per 15, 20, 30 anni per sempre credendo che i suoi veri genitori fossero quelli che invece erano gli aguzzini dei suoi genitori. A tutt'oggi ci sono 103 casi di recupero dell'identità, cioè grazie al lavoro delle madri e poi delle nonne de Plaza de Mayo 103 persone hanno scoperto di non essere figli di quelli che hanno creduto essere i loro genitori per 20 anni o per 30 anni o anche di più, e alcuni hanno rifiutato questa cosa, altri invece hanno fatto un lungo percorso e l'hanno accettato. I genitori sono stati perseguiti, perché dal 2005 si viene perseguiti, dal 2005, queste cose accadevano nel 78, nel 79, nell'80. Allora, il romanzo di cui io ho scritto e che uscirà a gennaio racconta una vicenda di questo tipo, cioè la vicenda di due bambini che nascono in cattività, di due gemelli, quindi una storia teatrale in realtà, storia dei gemelli che poi non si trovano, si perdono, poi alla fine si riconoscono, e che vengono affidati a una famiglia che non è la loro famiglia. La cosa di cui stavi raccontando mi ha fatto tornare alla mente una storia che a me è tanto cara, che è quella della generazione rubata in Australia, non so se la conosci. La generazione rubata, cioè, si chiama Stolen Generation, cioè tutta una generazione di aborigeni che sono nati bianchi perché nati da coppie miste, anche da violenze, che sono stati strappati alle famiglie aborigene per propagare proprio una distruzione culturale, adottate da famiglie bianche, e adesso stanno ritornando tutti quanti dolorosamente indietro, no? Alla loro cultura, insomma, sono bambini che a 18 anni hanno scoperto di non essere figlio di... Sì, ma questa è una storia, come dire, che è alla base è il complesso di Edipo, cioè ognuno di noi attraversa nello sviluppo della personalità un momento nel quale crede di non essere figlio dei suoi genitori, diciamo, no? Cioè fa parte dello sviluppo il momento in cui dici: ma io che ci sto a fare in questa famiglia, ma questi non so, ma io non, ma come sono venuto fuori, ma perché sono uscito da questi? Il dubbio di essere stati adottati è venuto a tutti. Il dubbio di essere stati adottati è venuto a tutti, ma fa parte, diciamo, dello sviluppo simbolico della personalità di tutti quanti. In realtà queste invece sono fatti realmente accaduti, non solo in Argentina ma anche altrove, e io racconto, diciamo, in parallelo la storia delle due madri, cioè della madre vera, che poi in realtà è la nonna, e della madre usurpatrice, che corrono in parallelo lungo tutto il romanzo, e come tutte le rette parallele all'infinito si incontrano. Ma è un'illusione però che si incontrino all'infinito le rette parallele, Finisci la creanza, non lasciare la creanza, che fai? Lasci la creanza del cafone, che poi non ha mai capito perché proprio il cafone dovesse essere quello che lascia l'ultima briciola, l'ultimo boccone, l'ultimo cucchiaio di minestra. Proprio il cafone, che per quanto ne sapeva doveva essere l'affamato numero uno di ritorno dal suo duro lavoro. Come non ha mai capito la storia dell'angelo che passa quando fai gli occhi storti e dice amen e te li fa rimanere per sempre gli occhi storti, se ti trova a farle gli occhi storti, anche se li fai di nascosto e ti pare che nessuno ti vede, rimasto solo davanti al piatto con la minestra ormai gelida. Finisci la creanza, te ne manca poca, non mi va, non mi va, ci sono bambini che muoiono di fame, non mi va. Finisci, che diventa colla.
qualche volta si è sforzato, qualche volta no. Non gli era del resto chiaro che c'entravano la creanza e i bambini che muoiono di fame, la sua creanza, l'avanzo di carne nel suo piatto e questi stranissimi bambini che invece di giochi normali, di capricci normali, di morbilli normali, muoiono di fame. Muoiono di fame. Come se fosse qualcosa di diverso da morire per il colpo di pistola di un pistolero o per la freccia avvelenata di un indiano. Non capiva che gioco era morire di fame, se era un gioco. Sembrava di no. Che volevano dire? Una di quelle cose dei grandi che capiscono loro, che fanno ridere solo loro, che piacciono solo a loro, come quando altri grandi si danno i baci in bocca in televisione, che lui si girava dall'altra parte o si tappava gli occhi e le orecchie con le mani per non vedere e non sentire. Una di quelle stranezze che magari si inventano quando vogliono qualcosa e tirano fuori parole che non esistono, che si inventano solo per «finisci la creanza, che fai? Lasci la creanza del cafone». Ma cafone non era una parolaccia? Non era come maleducato? Non era un insulto che non si doveva dire a nessuno? Vabbè, però, e il cafone, per quella volta, ma solo quella, mandava giù l'amaro boccone, controvoglia, trattenendo educatamente il vomito, con l'aiuto di molta acqua, una volta con la Coca-Cola. Non ce la faccio. E dai, che hai finito? Se finisci ti do. E no! Lui la mandava pure giù la creanza, però così non aveva finito. Era come ricominciare. Prima aveva finito. Il suo giro nel piatto finiva lì. Quello era un altro giro. O forse il giro di un altro. Ma insomma, quello che pareva restare nel piatto, quello che per gli altri restava, non restava davvero nel suo gioco dell'oca segreto. Finisci la creanza. Era come dirgli ritorna al numero uno senza essere finito nella casella con l'oca nera, o come dirgli vai fuori dai contorni, ora che sapeva disegnarci dentro. Finisci la creanza, che diventi grande e forte. Ma molte volte la creanza finiva nella spazzatura, sparecchiata, ammucchiata con il resto delle creanze, dei rimasugli, buttata via con le creanze più piccole, creanzine di creanza, tanto che non si chiedeva al divoratore di turno di finirle, di non lasciarle nel piatto. Sotto una certa misura, la creanza non è più creanza, è mondezza. E ci sono cose che sono mondezza e basta, come le briciole, le bucce, i nervetti della carne, i pezzi d'aglio, di condimenti vari, le ossa dei polli. Nessuno gli avrebbe mai detto «finisci le bucce dell'arancia». Finisci le briciole sparse sulla tovaglia, mangiati le ossa del pollo, lecca il sugo che è caduto accanto al piatto. No, quella è sporcizia, spazzatura. Nessuno gli avrebbe mai imposto di mangiare la spazzatura, di grufolare come un porco tra quel che non arrivava neppure ad essere creanza, la creanzina. Quello non rendeva grandi e forti, quello era sconveniente, molto cafone, ma la creanza. E una volta che lo avevano sorpreso a raccogliere una buccia sbucciata male dalla spazzatura, che stai facendo? Che sto facendo? È sporco, buttalo via. Ok, per finire, avendo approfittato già troppo della vostra pazienza, leggo un pezzo che ho letto sempre nelle 30-40 presentazioni che ho fatto, l'ho sempre letto, quindi non si capisce perché voi non dovreste sentirlo. Fin dalla prima, che viene fatta durante una notte di neve, che è il capitolo secondo, l'inizio del capitolo secondo, quindi siamo ancora ai capitoli, diciamo, dove ancora non è successo niente, è tutto tranquillo, però questa l'ho sempre letta come un po' un portafortuna, quindi la leggo anche a voi. La sera, quando si ricordava di farlo, pregava anche per i bambini che muoiono di fame. Venivano al terzo o quarto posto nella lista, quando se ne ricordava. Delle volte, solo la mattina al risveglio, si ricordava di essersi dimenticato non solo dei bambini che muoiono di fame, ma di pregare del tutto. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal mare. Per anni aveva pregato così, di liberazioni dal mare.
Vedeva le onde, le barche, ci metteva delle nuvole e del vento per spaventarsi un po' di più, perché a lui in realtà il mare piaceva, qualche lampo e qualche tuono per rendere tutto più minaccioso, ma proprio non capiva perché tra le tante cose importanti da chiedere a Dio ci dovesse stare pure la liberazione dal mare. Lui montava bene e tutti quelli che conosceva pure e si divertiva al mare, perché non liberaci dalla notte, dal sonno, che erano molto più brutti. E come se non bastasse, c'erano le parole del prete durante la messa dopo il Padre Nostro, che continuava: liberaci, o Signore, da tutti i mari, concedi la pace ai nostri giorni. Doveva essere una cosa terribile, gigantesca, doveva avere a che fare con i bambini che muoiono di fame. Forse per colpa del mare. Poteva essere che morire di fame fosse come morire affogati in un mare diverso da quello che conosceva lui, sempre basso per centinaia di metri, un altro mare profondo e tempestoso che stava molto lontano. Davanti ai pericoli di quest'altro mare bisognava addirittura scomodare Dio tutte le sere. Certo, tra questi poveri bambini tentati e affogati in questo mare pauroso e la creanza che rimaneva delle volte nel suo piatto, proprio non riusciva a stabilire nessun legame. A meno che non entrasse in gioco quell'altra storia un po' misteriosa, che dopo aver mangiato non si poteva fare il bagno per ore. Chi diceva 2 ore, chi 2 e mezzo, chi addirittura 3. Se lasciavi la creanza, così pensava, questa veniva buttata nell'immondizia e da lì, per un giro molto complicato, arrivava attraverso alle fogne, al fiume e poi al mare. Questo giro gli avevano spiegato una volta con faccia poco seria e lui si era fidato. A quel punto, questi bambini sprovveduti che muoiono di fame, per mangiare quel boccone avvistato all'orizzonte, si sarebbero buttati in mare, in quel mare terribile, da Padre Nostro, in quel mare che riceve tutte le fogne di tutto il mondo, che sta dall'altra parte del mondo, magari a stomaco pieno. No, a stomaco pieno proprio no. Non gli tornavano i conti. Ma perché farsi il bagno in quel mare? Per un avanzo del pranzo o della cena di chissà chi, che poteva essere vecchio di mesi, e magari di un dolce che a forza di stare in mare era diventato salatissimo. Delle volte recuperava la mattina la preghiera dimenticata la sera, pregava ovviamente per la pace, per il suo altro se stesso, per i poveri, ma liberaci dal mare. Se ne ricordava di pregare come 2 più 2 fa 4 solo le mattine, che dalla finestra vedeva passare il camion della spazzatura, quello che raccoglieva tutte le creanze di tutti i palazzi dei dintorni.